Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e questa volta è una di quelle rare volte dove non parleremo di Harry Potter perché quest'anno anch'io mi sono dato alle uova di Pasqua, ma ne apriremo solamente uno, ma adesso vi spiegherò bene cosa andremo a fare. Prima vi ricordo come sempre che su Pampling utilizzando il mio codice sconto 7Potter avrete sempre un paio di calzini in omaggio con qualsiasi spesa, il codice cumulabile con tutte le iniziative di Pampling e sempre in info box trovate anche il link alla mia vetrina Amazon, dove troverete tantissimi prodotti scelti da me, ma acquistando qualsiasi cosa, passando prima da uno dei miei link, sosterrete il canale, perché Amazon mi riconoscerà una piccolissima percentuale che mi aiuta a sostenere il canale. Detto ciò, torniamo alle nostre uova di Pasqua. Io compro ogni anno le uova di Pasqua, ma non le mostro mai su YouTube, però quest'anno mi sono fatto incuriosire da alcuni trend di TikTok, perché lì in poche parole, in tanti stanno pesando le uova e stanno cercando di capire quali sono le sorprese delle uova di Pasqua in base al loro peso. E guardando una bella quantità di video e andando a spulciare un po' anche su internet, sono riuscito ad hackerare, spero, le uova Kinder. Quindi io volevo comprare l'uovo Kinder di Spider-Man, che è quello gigante, che è questo che vedete qui accanto a me, che io ho pagato 19,90 euro al Conad, se non sbaglio. E appunto volevo trovare una sorpresa specifica. In questo uovo se ne trovano tre diverse. Una è Spider-Man con Venom, quindi sono due personaggi. Un'altra sorpresa è Spider-Man con Rhino. E la terza sorpresa è Spider-Man penzolante, che si attacca ad una mensola e penzola con la sua ragnatela. Io volevo quest'ultima, però volevo essere certo di trovarla prima di spendere 20 euro. E quindi, in base alle mie ricerche, io ho qui in questi fogliettini i pesi delle uova di Pasqua. Quindi, se l'uovo, che io naturalmente l'uovo ho pesato al supermercato, quindi ho preso il mio uovo, l'ho pesato nella bilancia del reparto ortofrutta, sì, l'ho fatto, ragazzi. La gente mi guardava strano, ma l'ho fatto. E appunto ho scelto questo uovo che pesa 515 grammi, perché da quello che ho capito è quello più leggero dei tre e a quanto pare deve pesare tra i 515 e i 516, comunque deve pesare sotto i 520 grammi. Poi abbiamo invece l'uovo che pesa tra i 568 e i 578, è quello che contiene Spider-Man con Venom. Mentre invece l'uovo più pesante, quello che supera i 600 grammi, quello contiene Spider-Man e Rhino. Quindi in teoria questo, che è quello più leggero, dovrebbe contenere la sorpresa che voglio io. Poi, per chi fosse interessato, ho scoperto anche le sorprese di Frozen. Quindi chi volesse Anna deve prendere l'uovo che pesa 555 grammi, o più o meno, grammo più, grammo meno. Chi invece volesse Elsa deve prendere l'uovo che pesa 588 grammi. Quindi, qualora foste interessati, segnatevi questi numeri. Detto questo, ragazzi, andiamo al momento della verità: o sarà un epic fail clamoroso, oppure ci avrò beccato. Quindi, dobbiamo trovare Spider-Man penzolante. Andiamo a staccare l'etichetta del nostro uovo di Pasqua e andiamo ad aprirlo. Ecco qui. Abbiamo il nostro scotch da togliere, lo attacchiamo qui. Apriamo l'uovo, che è veramente enorme, guardate quanto è grande. Fa un bel po' di rumore. Ragazzi, se non trovo Spider-Man penzolante ci resto malissimo, davvero. Quindi 1, 2, 3. Ok. Mamma mia, l'uovo è gigantesco, la sorpresa è gigantesca. Ti prego, Spider-Man penzolante, speriamo ci sia davvero lui. Sì, ragazzi, sì, è Spider-Man penzolante. Ok, il metodo allora è giusto, è quello che volevo. Ecco qui, vi faccio vedere, questa è la carta con Spider-Man penzolante, ma adesso naturalmente lo vado a montare e ve lo mostro. Eccolo qui, ragazzi, guardate quanto è grande, guardate quanto è figa questa sorpresa quest'anno. È fatto benissimo, è dinamicissimo, quindi ha questa posa che mi piace tantissimo. E
E poi abbiamo questo pezzo qui che è praticamente un pezzo del Chrysler Building, uno di quelli di quegli uccelli di metallo che spuntano dai quattro angoli del Chrysler Building. E questo qui va incastrato nella mensola, abbiamo questo spazio che va attaccato alla mensola e poi qui nella parte bassa andiamo ad inserire invece il nostro Spider-Man che andrà a penzolare. Ragazzi, ditemi se non è una sorpresa fighissima. È caduto, spero di non romperlo. Però, ragazzi, a me piace tantissimo. Ok, non vuole rimanere qui fermo, dovrò studiarci un po' meglio. Ok, adesso ci sta. Ragazzi, a me fa impazzire. Mi piace davvero un sacco. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se utilizzerete il mio metodo. Naturalmente, ragazzi, se utilizzate il mio metodo e andate a pezzare le uova, fatemi sapere su Instagram immediatamente se avete trovato quello che volevate, perché ne sarei super contento. Io ve la straconsiglio. Vi straconsiglio questa sorpresa qui, che vi ricordo ha un peso di 515 grammi, grammo più, grammo meno. Quindi, contentissimo. Niente, il mio Spider-Man si vuole suicidare continuamente. Adesso assaggio un po' di cioccolato e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao!